Allora adesso faccio una precisazione, tutti i dati positivi a cui l'ingegnere ha fatto riferimento, non volevamo tediarvi con presentazioni, ma all'uscita c'è il nostro rapporto di sito fresco di stampa con tutte le indicazioni sulle performance ambientali, di sicurezza e della performance che avete visto che cerchiamo di migliorare sempre, giustamente c'è una persona che ci spinge a migliorarli sempre di più e che non ci dirà mai che abbiamo fatto sufficienza. Mi fa piacere avere qui il sindaco Falconara per un saluto, mi fa piacere anche che il Consiglio Comunale di Falconara sia rappresentato anche nelle sue parti diverse, vedo perché noi siamo veramente cittadini, quindi è importante per noi iniziare questa giornata. Grazie. Un saluto a tutti e due riflessioni molto brevi. Allora, innanzitutto ringrazio per l'invito a questa presentazione e sono qui proprio come rappresentante della comunità falconarese che ospiterà la nuova Corporate Academy. Quindi di questa iniziativa che nasce proprio Falconara trovo sicuramente positivo il fatto che si rivolga al mondo della scuola, dall'università agli istituti superiori della nostra città. E come sindaco formulo un auspicio, e l'auspicio è che la Corporate Academy permetta proprio di far conoscere la nostra città anche al di fuori dei nostri confini, proprio in termini riferimento per l'approfondimento di tematiche relative al campo scientifico, manageriale e tecnico. E una seconda riflessione, sono stata chiamata in causa proprio per questo discorso del controllo degli stimoli, è un po' quello che è accaduto ripercorrendo l'anno durante il quale sono stata eletta. Sicuramente l'API è la raffineria, diciamo che è un'azienda che ha un indubbio impatto ambientale nel nostro territorio, quindi la nostra comunità ospita questa realtà e allora spero che questo polo di formazione contribuisca allo sviluppo di una cultura condivisa proprio sul tema della sostenibilità, anche grazie all'accordo con ASBIS. È proprio di questo che ha bisogno il nostro territorio e proprio la collaborazione del gruppo API con ASBIS, che è l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, può rappresentare il punto di partenza di un percorso che serve a migliorare ulteriormente questo percorso, questa progettualità che abbiamo messo in campo proprio sul tema della sostenibilità, sul tema ambientale, che sono due tematiche che mi stanno particolarmente a cuore.